Questo convegno è il quinto convegno Umbro sulle neurofibromatosi, un congresso importante, un momento di confronto anche tra i sanitari e i pazienti. È importante anche il gruppo multidisciplinare per le neurofibromatosi che esiste già da qualche anno nell'azienda ospedaliera di Terni. Questo congresso ha visto dei relatori veramente importanti, tra i più famosi e quelli che ricercano nell'ambito della neurofibromatosi, quindi veramente un incontro di altissimo livello scientifico che sicuramente sarà importante per l'aggiornamento dei nostri sanitari. Malattie rare, malattie che sono poco conosciute al grande pubblico, ma sono malattie molto numerose, colpiscono principalmente i bambini ma anche adulti, sono tantissime, 6-7 mila, presentano scarsi possibilità terapeutiche e quindi sono un grosso problema sociale. Queste patologie vengono piano piano alla luce in quanto presentano i pazienti segni e sintomi, molte di queste vengono diagnosticate più o meno precocemente, ma come dicevo con la scarsità di interventi terapeutici, quindi spesso sono terapie sintomatiche. All'Istituto Superiore di Sanità è attivo da molti anni il Centro Nazionale Malattie Rare. Questo centro, a parte la registrazione dei casi di pazienti ammalati di patologie attraverso il registro nazionale, effettua moltissimi studi sulle patogenesi delle varie malattie, sulla qualità della vita dei pazienti, nonché anche effettuiamo ricerche per capire le basi patogenetiche di molte di queste malattie. Per quanto riguarda le azioni che esistono a livello nazionale e internazionale, siamo in attesa della pubblicazione del Piano Nazionale Malattie Rare, e dovrebbe essere in Italia lanciato a breve, e a livello europeo invece esistono tantissime iniziative che vanno nella direzione della informazione dei pazienti, formazione degli operatori sanitari e appunto l'organizzazione di iniziative a livello dei paesi membri, quali i piani nazionali. Questo nell'obiettivo di avere una strategia complessiva di presa in carico di questi pazienti. Il chirurgo plastico nella neurofibromatosi non ha un ruolo terapeutico, nel senso che non la può guarire e non ha l'intenzione di guarirla, ma può aiutare le patologie correlate alla neurofibromatosi, cioè le alterazioni dell'aspetto, le alterazioni della massa, la crescita del corpo che non è armonica, e quindi con diversi tipi di interventi per i casi maggiori di neurofibromatosi. Neurofibromatosi che può cogliere tutti i settori del corpo, tutte le età, sia uomini che donne, e quindi l'aiuto che noi cerchiamo di dare è un aiuto che va a 360 gradi.